Eliana? Bene, oggi come vedete, ciclo di andare leggendo per questo anno. Questo è un incontro del tutto speciale dei nostri andare leggendo con Laura Lepetit Maltin. E dico con, perché il nostro incontro non vuole essere un commosso ricordo delle amiche. Certo, ci sono le amiche e ci sarà la commozione. Ma vuole essere soprattutto un riconoscimento del suo ruolo nella storia del femminismo. Vogliamo non ricordarla, ma incontrarla ancora. Del resto, oggi non è nessun anniversario di nessun tipo. E a me sembra che un incontro di non anniversario è un po' come una festa di non compleanno, che a lei piacerà sicuramente. Lei chiamava Alice nel Paese delle Meraviglie e ha scritto nella sua autobiografia, l'autobiografia di una femminista, sono corsa dietro al coniglio di Alice, senza aver paura di nulla, felice di ogni tipo di imprevisto. E poco dopo dice, sono cresciuta sui libri. Stava parlando della sua infanzia e adolescenza. Dunque, oggi parleremo di libri. Dei tanti libri, i 237 almeno della Tartaruga, la casa editrice che ha diretto per 22 anni, dal 1975 al 1997, accompagnando e segnando la stagione più viva dei femminismi italiani. Lei ha pubblicato autrici come Doris Lessing, come Nadine Gordimer, che dopo che lei le ha scoperte e le ha pubblicate in italiano, hanno ricevuto il Nobel. Oltre naturalmente a Virginia Woolf, e di Virginia Woolf avremo modo di parlare ampiamente con Angela e con Elisa Bolchi. Ma adesso soprattutto vogliamo tenere fede a un impegno che abbiamo preso con lei e di questo ci parlerà Sara. Sì, allora, esattamente il 12 maggio dell'anno scorso, io ho preso un impegno con Laura durante un incontro che si chiamava Donne e Scienza, l'eredità del femminismo. È stato un incontro dove, io ero in dialogo con una giovane matematica, Beatrice Marola, che era laureanda all'Università di Torino. Ora si è laureata ed è già diventata una giovane insegnante e brillantissima. In quell'incontro, io ho ricordato come la critica delle donne alla scienza sia iniziata nel 1986, dopo il disastro di Chernobyl, quando il femminismo degli anni 70 era pronto a un'analisi originale dei saperi. Nell'87 avevo ricordato che erano nate tra le altre associazioni, era nata a Milano l'Università delle Donne e anche la rivista Lapis diretta da Lea Melandri. Un ruolo importante nel diffondere i primi testi femministi, come già ha detto Liliana, l'ha avuta l'editoria femminile e in particolare La Tartaruga di Laura Lepetit è stata l'editrice della rivista Lapis per 16 numeri, dal numero 17 del marzo 1993 fino al numero 32 del dicembre del 1996. Quando ho preparato l'intervento sull'eredità del femminismo, naturalmente io non sapevo se Laura sarebbe stata presente all'incontro, ma mi sembrava veramente importante citare il suo lavoro come eredità del femminismo alla presenza di queste giovani ragazze che a mio avviso non potevano dimenticare l'importanza dell'essere editrice in quegli anni. Allora io chiedo a Liliana di far partire il video con un brevissimo spezzone di quell'incontro e vediamo qual è stata la reazione di Laura. Liliana, fai partire l'incontro? Eccolo.
Un ruolo importantissimo in quegli anni ha avuto l'editoria femminile e tra le prime case editrici La Tartaruga di Laura Lepetit, che ha pubblicato la rivista Lapis per anni e ha pubblicato ben 181 autrici che, se noi andiamo in ordine alfabetico, partirebbero da Margaret Atwood e dovrebbero arrivare a Virginia Woolf. Sono state edizioni e anni importantissimi e Laura è stata veramente una pioniera e sicuramente la sto invitando a raccontarci la sua esperienza meravigliosa in uno dei prossimi incontri di Andar Leggendo, perché è qualcosa di cui dobbiamo sapere tutto. Posso dire? Laura, ti ringrazio. Sara, ti ringrazio per avermi nominato e fatto partecipe. Non sapevo che sarei stata citata in questa sezione. Ti ringrazio. Naturalmente spero che tu accetti l'invito a parlare della tua attività che è stata così importante per noi donne, per le donne della nostra generazione e come vedi anche per queste nostre studentesse di oggi. Va bene, quando mi inviti verrò. Sei invitata, adesso abbiamo un solo incontro e presenteremo la rivista leggendaria, l'ultimo numero, ma ricominceremo poi l'anno prossimo e sarai la prima ospite. Grazie, grazie. Ecco, e questo era l'appuntamento che avremmo dovuto rispettare, e però lo abbiamo rispettato, lo stiamo rispettando comunque. E qui un po' si piange però, Qui, sì, c'è un po' di commozione. Ma adesso Elisa ci aiuterai tu con un video che ce l'ha da protagonista ancora, però ci addentriamo un po' di più nella sua attività editoriale, perché questo è il profilo che seguiremo durante questo incontro, l'attività editoriale di Laura, che coincide o si sovrappone a quella di seria intellettuale e femminista e di operatrice culturale anche. Io però voglio presentarvi per un momento Elisa Bolchi, che io ho conosciuto guardando questo video di cui siamo rimaste anche con Liliana estremamente affascinate, perché è veramente un documento preziosissimo e storico. E adesso dalla biografia di Elisa, che io brevemente riassumerò, capirete perché. Elisa Bolchi intanto si laurea alla IULM di Milano in lingue e letterature straniere inglese e successivamente consegue un dottorato in critica, teoria e storia della letteratura e delle arti presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, dove per alcuni anni insegna anche letterature comparate e letteratura inglese. E al momento è collegata da Ferrara perché è ricercatrice in lingua e traduzione inglese presso l'Università di Ferrara, appunto. E due sono i focus della sua ricerca, dei suoi studi e della sua professione. Uno è una cosa per la quale caratterizza questo video e che rende particolare l'approccio di Elisa a Laura Lepetit. Il primo focus è che lei si dedica allo studio critico degli archivi letterari. È una cosa interessantissima. L'altro focus è Virginia Woolf e in particolare come Virginia Woolf è stata recepita dal contesto culturale e letterario italiano. Quindi quando, quanto e come
la produzione letteraria di Virginia Woolf viene introdotta in Italia, viene recepita, ci si confronta e si apprezza. E quindi attorno a questi due focus, a questi due grossi interessi, sviluppa la sua ricerca e la sua professionalità. Ha anche due pubblicazioni, una del 2007 intitolata Il paese della bellezza, Virginia Woolf nelle riviste italiane tra le due guerre, e un'altra del 2015, L'indimenticabile artista, lettere e appunti sulla storia editoriale di Virginia Woolf in Mondadori, edizione Vita e Pensiero del 2015. Nel 2017 fonda The Italian Virginia Woolf Society con un gruppo di studiose del calibro di Nadia Fusini, di Liliana Rampello e di Yolanda Plescia. Ne è presidente, Elisa Bolchi è presidente ovviamente di questa società che ha fondato, e tuttora è vicepresidente. E nell'ambito di questo interesse, nel 2020, sotto l'egida del programma Marie Slodowska-Curie con fondi europei, porta avanti il suo progetto Virginia Woolf and the Italian Readers, dove studia e ricerca appunto che tende proprio a quantificare e dare anche qualità e evidenza a come la produzione di Virginia Woolf in Italia si è affermata e è stata riconosciuta. In questa ricerca inevitabilmente si è messa sulle tracce dei promotori e degli intermediari di questa operazione, e dunque operatori culturali, ma soprattutto editori ed editrici, perché noi sappiamo che La Tartaruga nasce nel 1975 con questa traduzione, questa prima traduzione in Italia delle Tre Guinee di Virginia Woolf. Nell'ambito sempre di queste ricerche contatta Laura Le Petit e la intervista nel febbraio del 2020. Quindi adesso noi vedremo il video, l'audio intervista che Elisa ha realizzato, che dura 20 minuti ma che non abbiamo potuto trasmettere integralmente per questioni di tempo e per lasciare tempo ad altri interventi, ma che vi assicuro è prezioso minuto per minuto. È stato doloroso tagliarlo, ma abbiamo dovuto farlo, e l'abbiamo fatto in tre sezioni. Un primo spezzone che parla della nascita della tartaruga, un secondo spezzone che parla delle credenziali che Laura ha avuto con l'editoria estera, e il terzo spezzone che parla delle relazioni che Laura ha avuto con le grandi case editrici italiane e la sua idea, che poi non era un'idea, era una realizzazione, la sua il suo stile editoriale, che cosa è significato per lei essere un'editrice. Tutto questo in alcuni dettagli inediti che noi non conosciamo ce li ha fatti scoprire proprio Elisa con la sua ricerca presso gli archivi della Hogarth Press, che è l'erede della Hogarth, della casa editrice storica fondata da Leonard e Virginia Woolf, e da altre ricerche di archivi editoriali. Quindi capite che è un lavoro fondato, perché è fondato sui documenti, di ricerca inedita, che ci dà un profilo di Laura, come dire, non soggettivo né nostalgico né di parte, ma basato sui fatti. E allora Anna ci aiuterà in tutto questo e ci trasmette il primo spezzone del video, che mirabilmente deve andare a riprendere da YouTube, perché non è un file di cui abbiamo di cui siamo in possesso. Grazie Anna, il primo spezzone.
Allora, questa è la prima di una serie di interviste che farò a persone che fecero da mediatori culturali per la ricezione di Virginia Woolf in Italia, per il mio progetto di ricerca Virginia Woolf and Italian Readers, finanziato dall'Unione Europea con una borsa Marie Curie, nell'ambito dei programmi di ricerca e innovazione Horizon 2020. Non è un caso se parto da Laura Le Petit, perché tu, Laura, sei stata una figura fondamentale nell'importazione culturale di Woolf in Italia. La Tartaruga, la casa editrice da te fondata, non solo tradusse e pubblicò per prima in italiano Le Traghinee nel 1975, ma addirittura aprì il proprio catalogo con quell'opera. E quindi vorrei partire dalla casa editrice. Nel tuo libro, L'autobiografia di una femminista distratta, parli della scelta del nome per la casa editrice La Tartaruga per distinguerti da un mercato pieno di Edition de Femme, Women's Press, Virago Press. Cercando nelle carte d'archivio della Hogarth Press, dove hai l'onore di un fascicolo tutto per te, onore che hanno solo Mondadori e Saggiatore, oltre a... Bene, sono molto contenta. Ho notato, ecco, che le lettere in cui prendi i primi contatti con Hogarth per chiedere i diritti di Le Traghinee sono in realtà su carta intestata Studio Verde. Solo in un secondo momento diventa la carta intestata La Tartaruga. E racconti un po' che cos'era questo Studio Verde e come si passa da Studio Verde alla Tartaruga. Era iniziato che forse io, che lavoravo allora alla Milano Libri, volevo che anche Anna Maria Gandini, la mia socia, in libreria partecipasse alla casa editrice. Poi invece, non mi ricordo più perché, ho abbandonato l'idea di questo Studio Verde che era un po' generica e ho pensato invece a fare una casa editrice femminista, perché la prima forse era più generica, e a quel punto ho pensato appunto alla Tartaruga, che, come ho già detto, va piano ma lontano, che supera Achille, insomma, ha tanti simboli che sono andata poi scoprendo con l'andare del tempo, perché io all'inizio non lo sapevo, ma è un simbolo cinese, un simbolo... Insomma, la tartaruga è un simbolo di cose sempre positive, che regge il mondo sulle spalle, che, non lo so, ha un sacco di virtù. E invece a me era venuto in mente semplicemente perché mi riconoscevo in questo animale, perché mangiava molta insalata, e anche a me piace molto l'insalata, e soprattutto si portava la casa appresso, e io sono molto casalinga, non mi piace viaggiare, mi piace risiedere in una casa. Tu ricordi se nacque prima l'idea di tradurre Le Traghinee o nacque prima l'idea di una casa editrice femminista e quindi decidesti e il primo volume sarà Virginia Woolf? No, nacque contemporaneamente, perché in Italia c'erano già le edizioni delle donne allora, per cui il nome era già occupato. Ma appunto io ero venuta a conoscenza del Virago in Inghilterra, Women's Press in America, Edition de Femme e anche Frauen Offensive, tutte queste case editrici dichiaratamente femministe avevano cominciato con Le Traghinee, un testo che io non conoscevo. Quando l'ho letto sono rimasta sbalordita, perché ho detto: ma come, Virginia Woolf, che da noi in Italia è passava allora per una romanziera un po' anche romantica, un po' anche difficile, un po' così. Ricordo che usciva nella Medusa, mi pare, la leggeva mia madre, ma mai e poi mai avremmo dubitato che invece Virginia Woolf era una grande pensatrice e una grande femminista, per cui lo shock di leggere Le Traghinee, che la Woolf stessa pensava fosse un testo
poco riuscito, no? Perché tutti i suoi lettori di allora l'avevano criticato, gli avevano detto no, ma esageri, è troppo duro, non è così. E allora lei stessa l'aveva definita una farfalla sopra un falò. Ma in realtà il suo testo è tuttora un testo di grandissimo interesse e di grandissima attualità. La Tartaruga presso la Hogarth Press è una cosa che è nuova per tutti noi. E la voce di Elisa come intervistatrice in quel video si sente poco, ma non preoccupatevi, lei è qui, poi possiamo anche chiederle qualcosa che ci è sfuggito e ci parlerà tra il secondo e il terzo spezzone. A questo punto manderei il secondo spezzone in cui si parla della famosa e storica editor Rita Spurdle, della Hogarth Press, e dei suoi rapporti con la Tartaruga. Prego Anna, il secondo spezzone. Senti, a proposito di moments of being, cioè di momenti di essere, ti svelo un'altra chicca che forse non sai e che ho trovato negli archivi di Hogarth Press. Il primo editore che chiese i diritti di Moments of Being alla Hogarth fu in realtà Adelphi. Tu arrivasti un mesetto e mezzo dopo con la richiesta. Ma cosa successe? Che in realtà tu con Rita Spargio, che era la signora che si occupava dei diritti stranieri, avevi instaurato un rapporto, perché eri decisamente intraprendente rispetto alla media degli editori italiani che comunicavano con Hogarth, tant'è che appunto andasti ai loro uffici, e ti presentasti, nelle lettere eri sempre molto più amichevole, evitavi le forme di rito solite, per cui Rita Spurdle rispose sia ad Adelphi sia alla Tartaruga nello stesso modo, cioè il libro non è ancora pronto, prendo nota del vostro interesse e vi faccio sapere. Ma tu tornasti all'attacco subito dopo, meno di 2 mesi dopo avevi già riscritto, allora ci sono novità su quel libro, e così Spurdle si annotò probabilmente in cima a tutti il tuo nome, e alla fine Moments of Being andò alla Tartaruga e Adelphi rimase ancora una volta bocca asciutta. Beh, questo è veramente un colpo storico, perché sì. Se fossero andati a Delphi mi sarebbe rimasto ben poco della Tartaruga, della Wolf, se non delle ristampe. Sì, esatto. Allora devo dire che è stato un colpo di fortuna o un colpo del destino. O un colpo di intraprendenza, perché ci racconti questa tua visita alla Hogarth Press, cioè non era così normale, no? Prendere, andare a presentarsi all'editore a cui si erano chiesti i diritti del primo volume da pubblicare nella collana, poi, quindi proprio appena nata, neanche nata. Perché ero andata a Londra, perché Londra intanto mi piaceva molto, avevo degli amici, delle amiche, e sono andata a trovare sia Rita Spurdle della Hogarth, che allora era indipendente, era un piccolo ufficio, mi sembra vicino a Trafalgar Square, e anche Virago, che stava per nascere o era appena nato, mi ricordo la Carmen Khalil, che l'ha diretta poi per tanti anni, mi ha ricevuto a casa sua, non avevano ancora un ufficio, e così ho unito la curiosità, perché anch'io ero un'editrice alle prime anni, insomma non sapevo nulla, avevo lavorato in una libreria, ma mai in una casa editrice. Per cui ero molto curiosa e mi piaceva stabilire dei rapporti diretti. E quante più autrici e quante più case editrici potevo contattare, lo facevo. Io credo che sia stata proprio questa la differenza, cioè emerge da questo carteggio come... Bene, sono contenta che le relazioni umane esatto. Abbiano un valore, avessero, non so se le hanno ancora, un valore così forte, ecco.
Certo. Senti, c'era anche, per esempio, però non credo che c'entrasse, questo agente letterario che si chiamava Eric Lind. Certo. Che mi ha molto protetto, sì, perché secondo lui andava al primo che richiedeva un testo, se lo aggiudicava. Non contavano la grandezza, il denaro, cosa, ma la priorità. Per cui molte volte io appunto ho avuto delle autrici straordinarie perché le avevo chieste per prima. Mi garantiva magari delle autrici già famose come Doris Lessing, perché ero stata la prima a chiedere quel particolare testo. E lui fa una presentazione, uh-huh, di te, di Gandini anche, perché quando tu scrivesti per la prima volta alla Hogarth, loro non sapevano chi tu fossi. Fra l'altro venivano citati dei nomi che a loro non tornavano, perché dicevano ma io questo lo vedo legato a questo editore, non a quest'altro, ma perché, insomma, mi spiegate un po' chi c'è dietro a questa impresa, perché... Ecco, quindi a questo punto facciamo intervenire Elisa, un po' perché qualcosa delle sue domande può esservi sfuggito per l'audio così basso, e un po' perché è veramente estremamente, è veramente interessante questa parte. Elisa, io ti lascerei parlare a ruota, però due o tre curiosità ce le ho subito, che sono, sì, come sei arrivata a questi archivi della storica Hogarth Press, con chi hai parlato, come sei riuscita ad avere accesso ai fascicoli, e poi sicuramente, ma questo magari ce lo dirai alla fine, la tua idea di Laura, ecco, non solo quella che ti sei fatta attraverso i documenti, ma poi dopo questo incontro, il contatto che hai avuto. Cominciamo intanto dal tuo lavoro di ricercatrice d'archivi. Allora, grazie. Intanto buonasera a tutte e grazie per questo invito che mi ha resa molto felice, perché è un piacere parlare di Laura, è un piacere parlare di questa intervista che le ho fatto, anche perché appunto era il 20 febbraio, se non ricordo male, proprio il 20 febbraio 2020. Il 22 febbraio 2020 Milano diventa zona rossa e il mondo cambia per sempre. Quindi io, che vedevo Laura abbastanza di frequente, perché capitava che ci vedessimo alle presentazioni, siccome era una... Laura mi era stata presentata da Liliana Rampello, che è un'amica, quando c'erano eventi con Liliana capitava ci fosse anche Laura, e invece non l'ho mai più rivista. Quindi quest'estate, questa è proprio, io credo, una sorta di corrispondenza di amorosi sensi, quest'estate io stavo scrivendo un intervento per un convegno europeo in cui parlavo ancora una volta del lavoro di Laura Lepetit, della tartaruga legato a Virginia Woolf, e facevo un confronto tra la pubblicazione, soprattutto le prime pubblicazioni delle Edition de Femme di Virginia Woolf e le pubblicazioni della tartaruga, per mostrare quanto l'intraprendenza di Lepetit avesse fatto la differenza anche nella ricezione. E ricordo che un'amica era con me in montagna, nella casa che ho in montagna, Raffaella Musicò, che è un'amica libraia con cui organizziamo un festival dedicato a Virginia Woolf ogni anno. Avevo appena finito di scrivere il pezzo e le chiesi: posso ripetertelo così mi dici se ha senso, se non dico castronerie, se si capisce quello che voglio dire? Finito di esporle il pezzo, parliamo a lungo di Laura, accendo il cellulare e scopro che Laura non c'è più. Quindi insomma sono veramente particolarmente legata anche emotivamente al mio lavoro su Laura. Però per tornare invece agli archivi, dunque agli archivi della Hogarth in realtà può accedere chiunque voglia fare ricerca sugli archivi. Sono custoditi all'Università di Reading in Inghilterra, dove c'è proprio una, si chiama Special Collections, ci sono delle collezioni speciali, hanno ad esempio tutto l'archivio di Beckett, di Samuel Beckett, hanno dei documenti straordinari, e hanno tutto l'archivio Chatto & Wilson,
e ovviamente l'archivio Hogarth Press, perché poi Hogarth Press viene venduta a Chat and Windows, quindi per quello fa parte. Dei documenti Hogarth Press hanno questo faldone sui diritti italiani e, come dico nel video, hanno cartellette divise per anni generici, poi hanno una cartelletta Mondadori, hanno una cartelletta Il Saggiatore e una La Tartaruga, quindi mi aveva proprio colpito perché, insomma, poi in realtà c'è Einaudi che pubblica Wolf, no? E invece Einaudi non ha una sua cartelletta. E appunto da questa corrispondenza avevo scoperto diverse cose. Io poi a Reading ero approdata grazie appunto a questa borsa europea che avevo vinto, a questo progetto di ricerca che mi era stato finanziato dall'Unione Europea, per cui avevo scelto l'Università di Reading come università in cui fare ricerca proprio perché custodiva gli archivi della Hogarth Press, quindi ovviamente ero lì per un motivo. Però appunto, come dicevi prima, in realtà c'è poi un lavoro veramente di rete con tutti gli archivi italiani, no? Per cui certe cose si capiscono solo se prima si sono consultati quelli italiani di archivio, quelli Mondadori. Ho poi consultato l'archivio della Libreria delle Donne, della Biblioteca delle Donne di Parma, da cui ho scoperto altre cose. Per cui, insomma, ho veramente un po' unito i vari puntini. Però ecco, sì, è stato un lavoro molto affascinante e ricordo anche che quando ho trovato questa cartelletta scrissi un'email a Laura per dirle: guarda, ma sai che ho scoperto che qui c'è una cartelletta tutta per te, e lei ne fu felicissima, ovviamente. Dice: ah, ma allora qualcuno mi considera almeno in Inghilterra. Le ho detto: sì sì, ma ti considero anche in Italia in realtà. E ecco, insomma, credo che questo risponda un po' alla domanda sugli archivi. Cosa penso di Laura? Questa è una domanda con una risposta, diciamo, divertente, perché la prima volta che incontrai Laura fu per un evento sulla Festa della Donna, insomma, fui proprio io a presentare il suo libro, l'autobiografia di una femminista distratta, in occasione della Festa della Donna, sempre appunto organizzato dalla amica libraia di cui parlavo prima, Raffaella Musicò. E rimasi colpita perché, insomma, per chi ha conosciuto Laura sa di cosa parlo, lei di prima acchito è piuttosto ruvida, no? E pensai: oh mamma, ma forse non voleva essere qui, non le andava di fare questa cosa. E invece alla fine dell'intervista, a cui mi rispose sì, interessata, ma sempre in maniera un po' così, un po' sulle sue, mi si avvicinò e mi disse: bello, molto bello, grazie per questa cosa perché è stata molto bella. Quindi ho imparato a capire, diciamo, dalla prima volta che l'ho conosciuta, che aveva questo doppio, era un po' come fosse double face, no? Cioè, da un lato appariva in un modo e poi però, quando si capiva di che stoffa era fatta, di qual era la sua sostanza, era come se si aprisse tutto un altro ventaglio di personalità, di cose che sapeva dare. E quindi con me, devo dire, è sempre stata poi gentilissima. Ho questa sua email, che ovviamente mi tengo cara, in cui le chiedo i diritti cioè le chiedo il permesso di pubblicare alcune sue frasi, insomma, prese dalle lettere, e lei mi scrive: Elisa cara, tu di mio puoi usare tutto quello che vuoi per tutta la vita. Quindi, insomma, aveva proprio poi anche una generosità, non aveva nessuna mira, ecco, a dire: ah sì, beh, però se usi le mie parole, voglio che dici così, voglio i diritti, cosa, insomma. È stata proprio una bella esperienza quella intervista, anche un po' appunto commovente visto quello che poi è successo nel mondo, direi, non solo a Milano. Sì, Elisa, sulla generosità sicuramente, perché lei sosteneva che le parole delle donne vanno comunicate, vanno trasferite, non vanno tenute dentro al cassetto, e quindi figure. Poi di suo lei non aveva nessun senso della gelosia delle sue cose. Devo dirti che quando l'ha comunicato a me, come anche ad altre, ma comunque ricordo che mi disse: perché non guardate questa bella intervista che mi ha fatto una giovane studiosa? E lo ha sottolineato con molta... Io sapevo che cosa significava per lei dire giovane studiosa. Lei era molto
orgogliosa e confortata quando si sentiva non tanto riconosciuta, ma comunque quando instaurava un contatto con le nuove generazioni. Per lei era una doppia vittoria, come naturalmente puoi ben pensare. Siccome tu rappresentavi una generazione, due o tre, oltre la sua, e comunque una giovane generazione, per lei era doppiamente prezioso questo rapporto. A proposito della sua generosità, del suo fair play, sia dal punto di vista culturale che professionale, né stuzzicandola, stimolandola, ma anche portando, sempre dico, il tuo serio lavoro di documentazione, ci darai prova nell'ultimo spezzone, che se Anna è pronta può mandare, e dove capiremo bene cosa significa fare editoria dal punto di vista di Laura Le Petit. Sì, io ero molto utopista, nel senso che non ho mai considerato il lato più commerciale dell'impresa. Sì, ho anche fatto dei libri più facili perché per venderli, ma sempre nell'ambito di una ricerca di qualità e così via. Ogni tanto mi dico, forse se avessi fatto anche una collana di libri più facili che sostenevano quelli difficili, forse sarei riuscita a continuare a essere indipendente, però non lo so, va bene così, penso che l'utopia realizzata sia comunque importante. Beh, credo che non ci sia niente di meglio dell'utopia realizzata, no? Un'altra cosa che mi ha colpito del carteggio con la Hogarth Press che ho visto, e per cui io posso affermare che secondo me tu quel ruolo di outsider l'hai mantenuto, perché appunto, come ti ho detto prima, si capiva dalle relazioni che mantenevi, da quell'intraprendenza ma genuina, non fatta per accaparrarsi i diritti. Ecco, c'era anche questo fair play, cioè mi sembra che emerga proprio il tuo interesse, che in fondo mi hai confermato adesso, di pubblicare le autrici, di far conoscere le autrici, non di ottenere i diritti, no? Per tenersi i diritti. Tanto che, ad esempio, quando ti propongono A Marriage of True Minds, che poi viene pubblicato come Ritratto di un matrimonio, il libro di Nigel Nicholson, che è poi il figlio, no, di Vita Sackville-West, lo trovasti interessante, però non adatto alle vostre collane, e fosti tu a suggerire Garzanti alla Hogarth per dire loro secondo me potrebbero apprezzarlo. In realtà poi non viene pubblicato da Garzanti per altre trafile, però ho trovato interessante che tu proponessi sempre qualcun altro, proprio come a dire a me non interessa, però questo deve essere pubblicato e quindi ti consiglio a chi darlo. E in fondo questo succede con un fatto ben più noto, cioè con la cessione a Feltrinelli delle Tre Guinee, cioè un libro che è rimasto storico per essere stato pubblicato dalla Tartaruga, e che tu cedi a un certo punto a Feltrinelli con una motivazione, almeno questa è quella che dai a Rita Spardo, che trovo bellissima, perché tu le dici vorrei accettare la loro offerta, cioè l'offerta di Feltrinelli di pubblicarlo in formato tascabile, perché è un ottimo editore, io non potrei vendere ancora questo titolo sotto i miei tipi. Invece loro potrebbero vendere grandi quantità dell'edizione tascabile, con un vantaggio per la conoscenza di Virginia Woolf e anche per gli altri suoi testi che pubblicherò in futuro. Mi sembra che emerga proprio che l'interesse era far conoscere l'autrice il più possibile, anche a discapito, no? Non è a discapito, perché professionalmente è chiaro che un piccolo editore non vende più di un certo numero di copie, perché c'è lo sbarramento del libraio, del rifornimento e così via. Feltrinelli invece, con tutte le sue librerie, con tutta la sua distribuzione, avrebbe fatto conoscere questo testo e l'autrice a un pubblico molto più vasto. Io vedo l'editoria come un'impresa culturale, per cui quello che vale è il far conoscere, non il vendere, che è una conseguenza del far conoscere. Ma insomma, non è
la qualità precipua dell'editore, come una volta era così, non so se pensi a Einaudi, Bompiani, in realtà erano guidati anche loro da una ricerca letteraria, dalla ricerca della qualità, dal rischio. Adesso no, non è più così e purtroppo i risultati non sono granché. L'editoria come impresa culturale, ecco la chiave di interpretazione di Laura dell'editoria che l'ha ispirata per tutta la vita. Elisa, ci dai un'ultima conclusione o commento in questo e poi passiamo alle nostre altre ospiti. È preciso che comunque speriamo nella costruzione dell'incontro abbiamo previsto poi una parte finale di intervento dal pubblico, ma anche probabilmente un secondo giro da parte delle nostre ospiti per interventi. Quindi l'editoria come impresa culturale, Elisa. Non, forse ha perso la connessione. Comunque è stato già abbastanza eloquente questo ultimo spezzone. Avete capito con quale fair play, con quale lealtà passava l'occasione alle altre case editrici grandi che potevano comunque far passare i testi e rinunciava lei, come è stato nel caso della Garzanti o della Feltrinelli. Questo era il suo modo di fare editoria. Maria Antonietta, se tu sei pronta, intervieni pure. Attivati il microfono. Ok, mi sentite? Ecco. Benissimo. Maria Antonietta Antelli ci parlerà della tartaruga gialla. Dici no, tu. Nera. Pardon. La collana si chiama la tartaruga nera. La tartaruga nera. Allora, io ho questa passione insana per il genere giallo e quindi per così curiosità, vista ispirata anche dalle parole di Laura quando scrive nella sua autobiografia che lei si riconosce di aver avuto il fiuto dell'editore. Allora mi sono chiesta, ciao, andiamo a vedere, e sono andata a spulciare e ho trovato alcune chicche che vi vorrei proprio segnalare. Allora, come ogni buona collana di gialli, non poteva mancare un'Agatha Christie. Ma che Agatha Christie? Allora lei pubblica Parker Payne Indaga, che è una raccolta di racconti che l'Agatha Christie ha scritto nel 1934, ma che la Tartaruga pubblica nell'87. Sono 12 racconti, 6 ambientati in Oriente a seguito di quel famoso viaggio archeologico che fece Agatha Christie, e 6 in Inghilterra. Qual è lo scopo di questo investigatore? È di dare la felicità agli altri. Voi ditemi se ha qualcosa a che vedere con la solita trama gialla. Assolutamente no. Ma perché ve lo segnalo? Perché attualmente la critica letteraria lo considera l'apice, il culmine della sperimentazione narrativa di Agatha Christie. Agatha Christie, questo libro non è stato assolutamente capito ai suoi tempi, perché Agatha Christie non masticava narratologia come facciamo noi adesso. Eppure in questo testo vi sono piani del racconto, piani teatrali, narratori di primo, secondo grado, narratario, tutta una serie di invenzioni che adesso vogliamo recuperare. La seconda autrice che vi voglio segnalare è Amanda Cross. Allora, di Amanda Cross la tartaruga pubblica parecchio. Amanda, scusa, Cross, Maria Antonietta, sì. Scusa, puoi allontanare un po' il microfono? Ah sì, scusami, dimmi tu. Faccio benissimo, così va benissimo. Okay. Perfetto, no, vi dicevo, Amanda Cross è uno pseudonimo di Caroline Halbor, una professoressa di un'università americana, che pubblica 14 gialli che hanno come protagonista una accademica americana
a partire dagli anni 60 in poi. La Tartaruga li pubblica tutti negli anni 80 e tra questi, che, quattro titoli sono In ultima analisi dell'87, Un delitto per James Joyce, Un intreccio pericoloso del 97 e A proposito di Marx. Io vi consiglio Un intreccio pericoloso. L'ambientazione è quella colta, raffinata, ricca di humor, frecciatine sulla letteratura inglese. Spesso l'ambientazione è quella di letterati veramente esistite. Beh, l'avete capito dal titolo, Un omicidio per James Joyce, no? Questo ambiente accademico ha fatto molto soffrire l'autrice, perché si è vista emarginata in quanto donna e quindi tutte le critiche contenute in questi gialli sono proprio frutto della sua esperienza. La società fallocratica newyorkese degli anni 60 l'ha letteralmente perseguitata. Io ho anche preparato qualcosina da leggervi, ma credo che i tempi siano un po' troppo ristretti, per cui passo alla terza autrice. È la nostra milanesissima Fiorella Cagnoni. Fiorella Cagnoni, che voi conoscerete per il suo impegno femminista che continua tuttora, ha pubblicato tre lavori presso la Tartaruga che si intitolano Incauto acquisto, Questioni di tempo e Arsenico nel 2001. Di questi tre io vi consiglio Questioni di tempo perché è un giallo veramente strutturato al millimetro, la trama gialla è stata seguita. Qual è il pregio di questi tre romanzi? È quello di parlare con estrema pudicizia del problema dell'omosessualità. L'omosessualità femminile, l'amicizia al femminile, la fanno da padroni. Questa investigatrice che si chiama Alice Carta è un'investigatrice così per hobby, non assolutamente improvvisata, ma aiuta, come spesso succede nelle investigatrici donne, le sue amiche a risolvere i problemi. Nell'84 il primo giallo che viene pubblicato nella Tartaruga Nera appartiene a Patricia Highsmith, a niente po' di meno di Patricia Highsmith, ed è Piccoli racconti di misoginia. È una giallista famosissima, grandiosa, americana. Signora dai suoi libri sono stati tratti innumerevoli film. E in particolare voglio ricordarvi Carol del 2015, che è stato tratto dal suo romanzo, che è il primo romanzo lesbico che ha un lieto fine. Quindi è proprio una pietra miliare. Adesso, visto che abbiamo Rosaria Guacci, dobbiamo fare come fa appunto Laura Lepetit nella sua autobiografia, che riconosce il merito della scoperta di questa autrice, cioè l'autrice si chiama Silvana La Spina, proprio al fiuto editoriale di Rosaria Guacci. Cioè, sono proprio le parole che le riconosce. Cosa dice? Di Silvana La Spina anch'io mi unisco a Rosaria Guacci nel dire è veramente un'autrice che scrive veramente bene. Pubblica con la Tartaruga nel 87, mi sembra, il suo primo romanzo, Morte a Palermo. È un giallo letterario anche in questo caso, perché uno dei personaggi si chiama Busto Domecq. Busto Domecq è lo pseudonimo che Borges usa quando scrive i suoi gialli. E c'è questo personaggio di scrittore argentino cieco che collabora con la polizia italiana per risolvere il delitto di un professore palermitano. Come lo scrittore argentino? Ovviamente facendo un'analisi molto accurata del mito di Arianna in chiave femminista. È delizioso. Io di questa Silvana La Spina vi avevo già parlato nell'altro incontro dello scorso ciclo, perché è la creatrice
di una trilogia di gialli italiani che hanno come protagonista Laura Cangemi, che è una delle poche poliziotte italiane che si occupano di mafia. Vi ricorderete? No, ma ve lo dico, l'anno scorso avevamo notato come le autrici femmine spesso trasplema della mafia, mentre lei, essendo una veneto palermitana, è chiaro che sente più da vicino questo problema. Poi la Spina continua a pubblicare con la Tartaruga, pubblica una raccolta di racconti che si chiama Scirocco e da cui poi trarrà e pubblicherà nelle grandi case editrici tipo Mondadori tutti i suoi successivi romanzi. Guardate che ne ha pubblicato uno anche lo scorso anno, del 21, è molto interessante vedere che segue un duplice filone, sia quello giallo ma anche quello storico. Quasi tutti i romanzi hanno come sfondo la Sicilia. Io la trovo veramente un'autrice, come dire, sottovalutata, non la conosce nessuno e invece meriterebbe molto di più. Bene, adesso per finire, due chicche inglesi. Una si chiama Celia Dave, pubblica nella Tartaruga nell'86 una chiamata personale, una raccolta di racconti di humor nero, deliziosi assolutamente, dove in genere le donne trovano l'opportunità di unirsi, di fare combutta per danneggiare qualche marito, qualche fidanzato, qualcuno addirittura arriva all'omicidio, ma grazie alla solidarietà femminile rimane impunita. L'altra personaggia che mi ha veramente lasciato a bocca aperta, perché non ho mai conosciuto un'investigatrice così, come dire, alternativa, è la Adele Lestrange, è l'investigatrice, mentre l'autrice si chiama Gladys Mitchell. È un giallo che in lingua originale è uscito per la prima volta nel 29. Nel 29. Che cosa succede? Succede che questa investigatrice, che è una psicanalista freudiana, è favorevole alla contraccezione, è favorevole all'aborto, è favorevole addirittura all'omosessualità. È una donna non più giovane, perché ha 55 anni, è stata sposata più volte, è repellente come aspetto fisico, viene descritta così, ma ha una capacità di indagare nell'animo umano e non sempre, come nel giallo classico, l'assassino deve venire punito, perché se la vittima se l'è meritato, lei si schiera dalla parte dell'assassino. Quindi, credetemi, una vera visione originale della giustizia. Vi ringrazio. Ecco, c'è Maria Rosaria, può... Maria Rosaria, ti puoi connettere con noi? Puoi riattivare l'audio? Dunque, ci sono un po' di problemi. Maria Rosaria riesce a vedere, non so se avete notato, arriva, esce, sì, ha dei problemi con il cellulare. La sua connessione è un po' instabile. Mm-hmm. E quindi io sono felicissima che lei ci sia. Se riuscirà a interloquire, benissimo, però penso che dovremo proseguire non potremo dare a lei il peso che avevamo previsto per questa puntata. Credo che ne dovremo fare delle altre. sì, perché veramente le cose sono davvero tante. Invece, a questo punto io chiederei a Anna di mandare il video numero 2, quello dell'incontro Laura interloquisce con la sua nipote Bianca. Prima tu dicevi, Angela, basta, non parlo più. Ecco qua, guardatela.
che bella che è, guarda. Sono delle foto. Sì, volevo cominciare da un episodio molto carino che riguarda appunto me e la mia nipotina Bianca, che ha 11 anni e frequenta la prima media, perché io ho regalato il libro Tony Meyer a Bianca perché volevo che leggesse i libri della mia amica Giancarla. E Bianca l'ha letto e gli è piaciuto e ha fatto un tema così bello che ha preso 10. E il tema ce l'hai tu da farci vedere, no? Te l'abbiamo mandato. Ti abbiamo mandato il tema da far vedere. Sì. 10 perché è piaciuto molto la maestra. Sì, io ce l'ho. Ma soprattutto è piaciuto molto anche a me, perché ha capito la, diciamo, la morale del libro, perché come sempre i libri per ragazzi devono, ce l'hanno una morale, no? E questo è: devi seguire le tue passioni. E Bianca l'ha scritto in grande, perché è proprio il tema del libro. Vedi, voto 10. Brava Bianca! 10. Guardiamo, vediamo Bianca adesso, se si 10 può. E lode. Allora, ecco qua. Dov'è? Bianca è qua. Bianca, ce la fai a riattivare l'audio, così magari ti sentiamo anche? Eh sì. Dai, secondo me Bianca è molto più brava, ecco, di noi. Eccola. Dove, cioè, parla? Bianca, dici qualcosa. Allora, il libro ti è piaciuto, vero? Sì, sì. Ma a certe volte quando ti diciamo di leggere fai un po' di smorfie. Come mai? Certi libri ti piacciono e certi meno? E quali ti piacciono di meno? Mi piacciono i libri non troppo lunghi e né troppo corti, però quelli lunghissimi, diciamo che se mi obbligano a leggerli, li leggo, però... Hai ragione, bisogna leggere solo i libri che ci piacciono, perché leggere è un piacere, non è un dovere. Si impara sempre qualcosa da un libro, vero? Come da questo si impara che bisogna seguire le proprie passioni. Però certe volte i libri vanno scelti bene. Va bene, allora andiamo avanti. Ecco, qui si conclude il video, che è un piccolo estratto dall'incontro che abbiamo avuto l'anno scorso, era di presentazione appunto di un libro di fiabe della nostra, che va bene, Giancarla. Ci siamo un po' sovrapposti, il presente della Carla, rispondevamo, era bellissima questa cosa. Un onore così, non me l'aspettavo. Ma guarda, veramente. Lei poi era molto orgogliosa di questa lettura che ne aveva fatto la nipote, di aver recepito questo messaggio propositivo. Esatto. Liliana, posso dire una cosa, intanto che magari Maria Rosaria in qualsiasi momento riesca a collegarsi, noi ci tacciamo, sì. Ma nel frattempo volevo proprio un attimo sottolineare la sua figura. Tutti sanno che Maria Rosaria Guaccia è stata il braccio destro di Laura Le Petit. Mi ricordo un racconto una testimonianza informale di Grazia Livi, che era andata a trovare Laura in questa stanza, e diceva: c'era Laura, Maria Rosaria e il magazziniere. E così la mitica tartaruga andava avanti su due persone praticamente,
e il magazziniere. E naturalmente poi tutte quelle persone come l'agente letterario di cui si diceva prima nel video, Erklinder o altri, di cui Laura si fidava e dai quali aveva le sue stimolanti imbeccate. Ma volevo collegarmi a quanto ha detto Maria Antonietta Antelli a riguardo di Silvana Laspina e Maria Rosaria Guacci col suo intuito editoriale, perché Laura ci ha raccontato un aneddoto che, visto che ce l'ha raccontato, lo rendiamo pubblico, a proposito di Silvana Laspina. Silvana Laspina pare che abbia mandato il suo primo manoscritto e che l'abbia letto Maria Rosaria. Era un manoscritto ricco, debordante, barocco, e con questo stile a Laura non piacque. Maria Rosaria aveva capito che c'era una, a proposito del fatto che Maria Antonietta sottolineava la qualità della scrittura di Silvana Laspina, Maria Rosaria Guacci infatti l'apprezzò subito e lo passò a Laura dicendo: leggilo. Laura ne lesse alcune parti, disse poi: è troppo debordante, è troppo barocco, non va bene. Ma Maria Rosaria insistette sul fatto che era una buona scrittura. E allora Laura disse: dille di preparare, di scriverci un giallo, perché scrivendo un giallo sarà obbligata a una certa disciplina narrativa. E così fu, così nacque Delitto a Palermo, Delitto a Palermo, dico bene il titolo, Delitto a Palermo, che invece fu accettato, e da lì partì la collaborazione tra Silvana Laspina e la Tartaruga. Ecco, lo volevo dire proprio a dimostrazione di quello, tanto della funzione di Maria Rosaria e di come andò il destino di Silvana Laspina successivamente. Sì, davvero ci sono tantissime cose da dire, perché il capitolo del libro, di quello che dice Laura nel suo libro su Maria Rosaria, su Rosaria, sono delle cose stupende. Solo due aggettivi, le introduce parlando raminghe e passionale, e il capitolo si chiama La figlia prodiga, che è il titolo di un libro. Però a questo punto, visto che sono già le 18:46, dice il mio computer, mi piacerebbe moltissimo sentire, perché c'è anche Mariana Dotti qua, che credo abbia visto tante cose, abbia fatto tante cose con Laura, credo, lo sappiamo tutti, perché Maria ne ha parlato, ne ha scritto, eccetera. E chiederei se ha voglia di intervenire, oppure se preferisce parlare più tardi, così come chiederei anche a Luciana se vuole intervenire, perché questa vicenda ci ha coinvolto molto. Grazie Maria, vedo che hai aperto il microfono. No, mi fa molto piacere, ci sono infinite storie da raccontare di Laura, perché in effetti per anni e anni Laura ed io abbiamo lavorato a stretto contatto, sia dentro la Tartaruga, sia poi quando la Tartaruga passò alla Baldini e Castoldi, che Laura diventò la Tartaruga dentro la Baldini e Castoldi, e io per puro caso fui assunta come direttrice della narrativa straniera e resistetti un anno e mezzo, poi me ne andai, ma lavoravamo proprio così a gomito. No, volevo dire una cosa che secondo me bisogna ricordare di Laura: oltre alla preziosissima Rosaria Guacci e al magazziniere e agli agenti, Laura, ed era un tratto femminista di Laura e del suo lavoro, era circondata da donne di cui si fidava e che si fidavano di lei. Per cui molti dei lavori che poi Laura ha pubblicato, anche di perfette sconosciute, scrittrici ignote, noi glieli proponevamo e lei diceva di sì a scatola chiusa. Io in quegli anni, tutti gli anni 80, in parte degli anni 90, abitavo per lo più a New York e ogni tanto mi innamoravo di scrittrici, che so, Gretel Erlich, Pam Houston, Giuliana Bruno, Frida Kahlo. Tornavo in Italia, andavo a trovare Laura Lepetit e le diceva: sì,
facciamo. E una cosa che non ho mai più trovato nell'editoria italiana, normalmente per persuadere un editore, uomo o donna che sia, a fare un testo, primo bisogna avere una pazienza enorme perché ti tengono in attesa. Due, bisogna proprio sedurli al progetto, e sedurre al progetto vuol dire convincerli che quel libro venderà. Laura, come dicevate bene voi prima, se ne fregava completamente di quante copie venderà, faceva. E poi molti di questi libri hanno avuto anche un grande successo, per cui tante volte l'istinto non mercantile paga. E Laura Le Petit, per esempio, quando all'epoca Frida Kahlo non la conosceva nessuno in Italia, quando le proposi di prendere il libro, quello di Heidemann Herrera, lei lo prese al volo, ed è credo un libro che ha un successo commerciale di una longevità assurda, credo che abbiano pubblicato 100.000 copie vendute di quel libro. Ma poi l'altra cosa grandissima, importantissima, che Laura ha fatto con noi è stato Lapis. Laura ha avuto il coraggio di prendersi sulle spalle un'impresa complessa, difficile, costosa, come una rivista che usciva ogni 3 mesi, e che però è stato un laboratorio di pensiero e di scritture che a ripensarci adesso viene da dire che tempi meravigliosi. Cioè adesso non credo che sarebbe concepibile una cosa del genere. E Laura con pazienza pubblicava, distribuiva e via di questo passo. Mi fermo qui perché credo che tante altre abbiano da dire delle cose. Grazie di aver fatto questa, non ricordo, questa messa in presenza. Grazie. Mamma mia, ecco, grazie tantissimo a te Maria, che hai giustamente ricordato Lapis, tra l'altro, che avevamo un po' messo tra parentesi forse, ma non è il nostro pensiero. Io chiederei a questo punto, perché c'è una presenza, di Anna, se può mandare il video numero 4 di quelli che abbiamo trovato, ecco, che abbiamo individuato. Eccolo. Guardala questa foto. Storica davvero. Stupendo. Ecco. Argomento che secondo me è importantissimo è quello che non si può pensare da sole, che il pensiero nasce insieme. È un concetto molto strano, molto nuovo, perché sembrava che i pensatori fossero sempre soli in una torre a pensare, cosa non vera, perché c'era sempre poi qualcuna che gli portava la minestra o il caffè e gli cuciva i pantaloni e gli rammendava le calze sicuramente, ma l'immagine del solitario nella torre ci è rimasta. E io non so neanche come dire che il pensiero nasce insieme, ma è vero che è un'esperienza che abbiamo fatto, anch'io finché non ho conosciuto il movimento delle donne non riuscivo a pensare chiaramente, a capire me stessa, a capire la realtà che mi circondava. E certo possiamo dire c'erano dei gruppi, possiamo dire c'era l'autocoscienza eccetera, ma non lo so, anche questa esperienza di adesso, questo di pensare insieme, è una scoperta delle donne, cioè demolire l'immagine fantastica, romantica del pensatore solitario e riconoscere che il pensiero nasce dal confronto con un'altra persona, in questo caso un'altra donna, ma può darsi che succeda anche tra uomini se ci provassero. Nascono dei pensieri molto più articolati, interessanti e nuovi. Per cui questi due elementi, il riconoscere la nostra storia passata e l'usare del pensiero che nasce dal rapporto,
forse riusciranno a fare del femminismo una, un fenomeno, un movimento che questa volta dura, ecco, perché è vero che fino adesso il femminismo è sempre scomparso sottoterra, ma io credo che da questo nostro femminismo non si potrà più tornare indietro. Ecco, devo dire che è davvero emozionante questa cosa della tecnologia che ci permette di essere ancora con lei. A un certo punto il tempo è proprio è stato annullato, i quadratini di oggi insieme, e lei è qui, lei è qui. Ecco, era Maria nella copertina, Liliana, sì, una Maria di alcuni anni fa sulla copertina. Sì, certo. Maria Nadotti, vero? Maria Nadotti, sì, con la Robin Morgan. Ragazzi. Volevo dire una cosa, aggiungere una cosa. Perché questo ragionamento che abbiamo appena sentito da Laura Lepiti è esattamente la cosa. Cioè lei non faceva la tartaruga da sola, la faceva con. E per esempio Robin Morgan, che è questa poeta, attivista, femminista nordamericana, entrò perché Laura aveva accettato di fare una cosa che non c'era editore disposto a fare in quegli anni, forse oggi, ma all'epoca no, che era una serie di interviste a tutto campo alle più diverse figure femminili del mondo. Ne facemmo quattro. Robin Morgan, che nessuno conosceva, Assia Gebar, l'argerina, che per fortuna qualcuno conosceva, Bell Hooks, che all'epoca non era nessuno, adesso è diventata come Madonna, e poi Donna Haraway facemmo, che all'epoca non era nessuno e che adesso invece è una specie di icona. Tutto questo perché lei davvero aveva questa sapeva che insieme e che ci si poteva fidare. Insisto sul concetto di fiducia che abbiamo perso un po'. Sì. Era il 97 quando portammo in Italia Robin Morgan, venne perché era uscito un libro che si chiamava Il demone amante, che era sulla fascinazione che la violenza esercita su di noi, sulle donne. Quel libro, e lo presentammo un po' in tutta Italia, quel libro, ve lo dico in anteprima, sarà ripubblicato a settembre da Wanda Edizioni ed è più utile che mai. Siamo dentro Zelensky, ecco. È il libro che ci vuole per i tempi in cui Zelensky se la vede con Putin e noi piangiamo. Grazie. Non si può pensare da sole, questo è il nucleo, e si lavora e si sviluppa il pensiero in rete e in relazione, proprio così, certo. Quindi grazie io... Maria. Scusa, qui io adesso darò a chi altri è qui e vuole intervenire, perché appunto non pensiamo da sole. Grazie a voi ragazzi. Chi vuole intervenire apre il microfono, che sono stati tutti chiusi. Sapete come fare, attiva audio in basso a sinistra, come ci ha insegnato Anna. E naturalmente, mentre qualcuno pensa a quello che vuol dire, io voglio ricordare, vabbè, naturalmente avevo preparato tutto un altro intervento molto più lungo, ma... voglio solo ricordare una cosa, che nel lavoro alla LUD, dove Laura è stata molto presente, ha fatto due cose grosse. Insomma, ha fatto in questo gruppo lettura dove ha recuperato in qualche modo, secondo me, poi magari le partecipanti potranno dire, il rapporto con Carla Lonzi, che è stato per lei qualcosa di estremamente traumatico. Addirittura sempre nella sua autobiografia, a un certo punto scopre
dopo lo scontro che hanno avuto proprio per la creazione della tartaruga, su cui Carla Lonzi non era d'accordo, si sono un po' perse di vista e Laura apprende la notizia della morte inattesa e prematura di Carla all'improvviso, da lontano, non sapeva nemmeno che era malata, dice: questo mi ha lasciato un vuoto senza confini. Ecco, in qualche modo poi nel gruppo lettura ha riletto insieme alle altre tutti i libri della Lonzi e ne sono usciti diverse cose, diversi testi. Invece molto più banalmente dobbiamo a lei anche il fatto che in Lud ci sia una biblioteca, perché è stata lei che ci ha dato l'input per trasformare quel cumulo di libri che stavano lì giacenti, perché li dovevamo poi rivendere per fare un po' di soldi. È stata lei a dire: buttiamo tutto quello che non è scritto da donne. E noi abbiamo buttato Dante, abbiamo buttato nella linea dello sputiamo su Hegel, e abbiamo fatto la biblioteca della Lud. Ecco, chi si è prenotata? Io non vedo. Angela? Ancora nessuno. Allora proseguo io e mi aggancio intanto a quello che ha detto Liliana in relazione invece alla Casa delle Donne. E in questo, se dimentico qualcosa, Vittoria Longoni, che è l'archivio umano storico della casa, può intervenire a integrare. Laura aveva una sovrapposizione di impegni con la Lud quando io le dicevo della casa, e avrebbe voluto partecipare alle nostre riunioni, ma ripeto, aveva questa sovrapposizione. Poi finalmente siamo riuscite a sfalsare i due giorni di incontri, e così è entrata anche nella casa a far parte prima di tutto del gruppo Librarsi, che è il gruppo Libri, la cui referente è Vittoria, a cui teneva molto. E poco dopo, successivamente, anche nel gruppo della Bibliomediateca. Inutile dirvi gli stimoli cosa ha significato la sua presenza. Abbiamo fatto molte cose con i suoi suggerimenti, ma anche altre costruite per lei e su di lei e con il suo aiuto. E mi ricordo il suo primo, ancora forse non faceva nemmeno parte ancora del gruppo Librarsi ufficialmente, ma lei già se ne informava tramite me, che facevo da tramite tra la Lud e la casa. Appena dopo la morte di Grazia Livi ha voluto assolutamente alla casa un incontro su Grazia Livi. Ma poi successivamente ci sono stati tanti altri eventi culturali, ha condotto anche un Book City, mi ricordo, proprio con Silvana Laspina e Margherita Giacobino. E poi la cosa che citerei, perché citarli tutti gli eventi sarebbe prenderebbe troppo tempo, ma una la vorrei citare perché ha avuto un grosso, come dire, sviluppo, è quello sull'editoria femminista. Il primo incontro era stato fatto in un Book City del 2020, mi pare, e poi ci sono stati altri tre incontri a distanza di un mese e 40 giorni l'uno dall'altro, in cui con lei con la collaborazione di Enciclopedia delle Donne abbiamo fatto questa rassegna sull'editoria femminista, naturalmente incontrando le classiche editrici, ma scoprendone tante altre giovani, tante altre realtà editoriali giovani, militanti o comunque innovative. E quindi questa è stata una grande scoperta. Ci sono i video di questi incontri, quindi chi vuole può andare su YouTube ad andarli a recuperare, editoria femminista organizzata alla Casa delle Donne. Approfitto per dare a tutte
una notizia informale, ancora è ufficiosa, però ci terremmo, Vittoria e io, a darvela. Che proviene, questa informazione proviene da Claudia Durastanti. Claudia Durastanti, che sarà nostra ospite i primi di giugno per presentare il suo libro La straniera, la casa delle donne, nell'ambito del progetto Nei libri c'è la vita. Beh, Claudia è la giovane curatrice della nuova tartaruga per la nave di Teseo. E a lei abbiamo chiesto che fine ha fatto e come si fa a recuperare il catalogo storico della tartaruga, che come sapete dalla tartaruga era passata alla Baldini e Castoldi e poi non se ne è saputo più niente. Claudia ci ha affettuosamente detto che se ne sta occupando, che ci tiene molto a recuperarlo, che lo farà anche in maniera ovviamente più tradizionale, ma anche digitale, quindi online. E dunque anche per Maria Antonietta Antelli, che ha faticato così tanto a recuperare la tartaruga nera, può essere un aiuto, ma per tutte noi e per la storia della tartaruga di Laura, avere il suo catalogo originario, anche per mettere i puntini sulle i su tante... tante edizioni che lei ha fatto e delle quali poi le grandi case editrici non le hanno riconosciuto la prima edizione, sarebbe veramente interessante. Credo che anche su questo catalogo Elisa Bolchi riuscirà a fare delle ricerche meravigliose che, sulle quali poi magari ci tratterà, giusto Elisa? E pane per i tuoi studi. Attendiamo con ansia. Te ne faremo partecipi, a parte il fatto che sicuramente mi contatterete, insomma voi studiose sapete come contattarvi, ma siamo perfettamente disponibili a far da tramite. E quindi questa è la notizia, come dire, ultima, l'aggiornamento ultimo, e speriamo, come vedete, c'è un proseguimento, c'è ancora un aggancio. Ma Vittoria voleva forse integrare qualcosa su quanto vi sto dicendo. No, molto brevemente, hai parlato benissimo dei nostri rapporti con Laura Le Petit, che è stata veramente una collaboratrice per noi assolutamente fondamentale, preziosa. Guardate, ne sentiamo ancora molto la mancanza, è stata veramente importantissima. Comunque, la ricostruzione del catalogo della tartaruga non è una cosa semplice. Claudio Durastanti ci sta lavorando appena possibile, nonostante lei viva tra New York, Bruxelles, Londra, eccetera. Appena sarà possibile ce lo farà avere e naturalmente lo gireremo a tutte le persone interessate. Volevo solo ricordarvi che appunto noi ci collegheremo con Claudio Durastanti da New York il 7 giugno alle 5:30, che per lei saranno le 11:30, per parlare di questo, del suo libro La straniera, che è un libro di grande interesse. Visto che siamo qua, volevo anche ricordarvi così velocemente che c'è un altro appuntamento alla Casa delle Donne che vorrei segnalarvi. Il 26 di maggio presentiamo alla Casa delle Donne la mappa femminile di Milano, frutto della ricerca e del lavoro instancabile di Lorenza Minoli, che finalmente viene pubblicato. Quindi Lorenza Minoli sarà con noi il giovedì 26 maggio alla Casa delle Donne alle 5:30. Comunque per noi veramente Laura è stata una presenza assolutamente fondamentale, la ricordiamo con tantissimo affetto, abbiamo ancora bisogno di vederla, di sentirla per sentirci ancora incoraggiate e stimolate da lei come faceva sempre con noi, e quindi mi è sembrato molto bello questo incontro fatto in cui veramente un po' l'abbiamo fatta rivivere. Grazie a tutte le persone che hanno organizzato questo incontro. Grazie Vittoria. Io, se nessuna vuole intervenire, chiuderei l'incontro con un ultimo video che abbiamo, e quindi chiederei a Anna di mandare il video numero 3. Grazie. Allora io volevo sapere alcune cose elementari che però non avete detto, sembra che conosciate tutto il libro, ma io non so quando è uscito, non so da che editore,
non so dove si trova, volendolo comprare, e non ho capito se è una raccolta di articoli già pubblicati o se è scritto tutto adesso. Tutte queste notiziole, poi per favore, mi piace molto come tu scrivi e parli, perché hai questa capacità di chiarezza e di semplicità che sa racchiudere in poche parole degli importantissimi messaggi, non so, dei concetti, come per esempio questo di dire le donne sono presenti nella storia ma assenti nella memoria, è fondamentale, è proprio la situazione in cui ci troviamo oggi, che abbiamo scoperto di essere state e di essere presenti nella storia, ma è una cosa che stiamo scoprendo di giorno in giorno, perché di volta in volta si scoprono un sacco di donne che sono state taciute, dimenticate, allontanate. Io mi stupisco anche del grande lavoro di metterci a tacere che è stato fatto, perché abbiamo scoperto che ci sono un'infinità di donne in tutti i campi, no? Dalle scienziate alle scrittrici, alle poetesse, insomma in ogni campo che si vada a esplorare si scoprono un passato che ci appartiene. Ecco, questa era la registrazione del... Scusate se mi sono messa un po' in mezzo, però quando abbiamo presentato il mio libro durante il Covid in Zoom, ecco Laura, però l'importante era questa. Allora, due cose mi piacevano di questi momenti suoi. Uno, che è la concretezza. Noi abbiamo mezz'ora prima si era parlato di tutto, un sacco di cose, ma lei dice un attimo, ma questo libro dove lo trovo? Qual è l'editore? Cioè, questa magnifica concretezza. E poi l'altra cosa... è appunto questa considerazione che aveva fatto sulla storia. E quindi io credo di poter concludere questo incontro, di cui veramente un po' rocambolesco, che mi spiace, appunto ridico, mi spiace che non abbiamo potuto interloquire con Maria Rosaria, ma anche, spero proprio che sia possibile l'anno prossimo in presenza ritrovarsi e riprendere questi temi, perché come giustamente diceva Maria sono temi grossi, attualissimi, ci interrogano ancora. Io vi saluto qui, non so se a meno che le nostre compagne socie non vogliano dire qualcosa, o anche Elisa Bolchi voglia fare un secondo intervento o un secondo commento. No, io mi limito a ringraziarvi, a salutare tutte, a ringraziarvi tantissimo per questa serata. E mi spiace che invece ero scomparsa mentre andava il video, quindi magari mi avete anche chiesto la parola e io non c'ero, ma perché mi aveva buttato fuori Zoom, quindi approfitto per salutarvi come si deve, ecco, semplicemente questo. Grazie mille. Ci diamo l'appuntamento allora per i prossimi sviluppi, Elisa, se... Senz'altro, senz'altro. Sì, sì, sì. Fra l'altro ho proprio questo studio di cui vi dicevo su Laura e con la casa editrice francese, lo vorrei pubblicare, me l'hanno chiesto su una rivista americana, quindi insomma esportiamo. Bene. Benissimo. Perfetto, grazie. Grazie a tutti. Grazie. Buona serata. Arrivederci a tutti. Ciao, grazie mille. Grazie a voi. Grazie.